Questo programma è offerto da... Qualunque sia la tua idea di spettacolo e la sua importanza, affidati all'esperienza e alla serietà di... Tecnolux Service. Disegna il tuo spettacolo. Da oltre 25 anni a Santa Croce di Magliano, le Officine Pilla progettano e realizzano veicoli per l'igiene urbana. Officine Pilla. Artigiani italiani. A tutti una buona serata, amici, rieccoci, ci siamo lasciati per la pagina sportiva alle 17, un'ora più tardi puntualmente ci ritroviamo. Per coloro i quali hanno passato un pomeriggio diverso, voglio soltanto ricordarvi, poi vedremo le immagini proprio nel finale di questa rubrica, Campobasso vittorioso contro il Fano 2-0, gol segnati entrambi nella ripresa, al settimo Gabrielloni e poi a metà del secondo tempo Aleandro su calcio di rigore. Bene, amici, detto questo, avremo tante cose simpatiche da affrontare questo pomeriggio, questa serata, con i miei ospiti e poi abbiamo un bel pacchetto di immagini che ci arrivano dal Savoia, laddove mercoledì c'è stata una bella serata di cui già abbiamo parlato a proposito del compleanno di Fred Buongusto, e vedremo tante cose insieme e ci divertiremo anche perché ci sono tra gli altri due ospiti simpaticissimi, i quali hanno la gag pronta e poi la frasetta storica che è folgorante. E quindi adesso ve li ripresento. Allora, Antonio Cappa, che è il nostro opinionista stabile. Ciao Antonio, bentornato, buonasera pure a te. Per la prima volta ci è venuto a trovare questa signorina. La vogliamo inquadrare, Mario? Eccola qui. Ciao Mary Jo. Mary Jo è stata una delle conduttrici al Savoia l'altra sera, molto brava, molto apprezzata, ha un'ottima dizione e poi parleremo anche della dizione perché lei ha a che fare con la dizione, esatto, anche grazie, sul piano professionale. E poi ci sono questi due scapestrati che stanno un pochino dall'altra parte. Allora, questo è il primo giovanotto, è Mirko Addesa. Ciao Mirko, buona serata, buonasera, bentornato. Sei ripetente, uh-huh. Ma evidentemente come i professori che le ragazzine più belle le bocciavano per averle l'anno dopo, io così ti boccio e ti ripropongo anche nelle puntate successive. Sempre vale lo stesso per Franco, eccolo qui, lo riconoscete? Guardiamolo. Buonasera. Eccolo qua, guardate com'è bello. Ma Rubicondo. Franco Di Biase, insomma, ci metto il cognome proprio per quei pochi che in questo momento avessero un voto di memoria, tutto qui, ma soltanto... Accidenti, Genaro. E sei molto conosciuto, sei una persona apprezzata, anche simpatica, dal sorriso sempre pronto. Va bene, allora amici, una serie di cose. Allora, io inizierei proprio da Mirko. Mirko, tu ogni tanto te ne esci con qualche frase folgorante. Campobassana, ce n'hai pronta una tanto per incominciare? Ma io stamattina sono stato svegliato, dicevo, mi fa piacere per tutti coloro che vengono svegliati dai figli, dai cani, dal gattino, dal nipotino. A me mi sveglia sempre una signora Maria di Vinchiaturo che mi deve, lo dico in Campobassano, ammoccare il giornalino, la torre di guardia. Ah, quindi poi le dico la lascio, sì, poi le dico la lasci nella cassetta postale. Lei fa, ma poi la leggerà? Dico, guardi, veramente da quando c'è l'Udito alla Lazio non leggo più neanche il Corriere dello Sport. Va bene, quindi signora... allora vengono i testimoni di Genova, non di Geova. Genova, sì. Ecco qua, va bene, poi ce ne dirai tante altre. Va bene. Mentre tu hai portato qualche cosa di simpatico, mi dico a Franco, tanto per iniziare. Sì, qualche fotografia pescata, fatta. Prego? Qualche fotografia che ho fatto io, qualche fotografia che ho trovato in rete. Solo fotografie, niente di sì, pesante. Sì, niente di... Dico. Vogliamo mandare giusto una di Franco, tanto per... No, allora ancora non ce l'hai pronta, va bene. Allora, innanzitutto lo salutiamo, lo risalutiamo. Grazie. Quanti amici di Facebook c'hai? Non ne ho idea.
Non hai letto la... No, perché non vado a vedere il numero. Secondo me ha poco importanza. No, perché lui ha sfondato il tetto, perché evidentemente adesso farà... Vabbè, ma Mirko è un personaggio, ha una battuta semplicemente esilarante, quindi è giusto che sia in questa maniera. Io non sono assolutamente al suo livello. Poi parto dal presupposto che una cosa è Facebook, una cosa è la vita reale, quindi preferisco più dedicarmi alla vita reale per quanto riguarda la professione, più che altro che perdere così, insomma. Va bene, ovviamente, lo dicevo qua in tono qua goliardico, siamo un po' tutti goliardi. È vero, piacere. Io soprattutto, che sono più giovane di tutti. Allora, Mary Jo, la vogliamo conoscere un pochino meglio, velocemente. Ciao Mary Jo, benvenuta con noi. Buonasera, tu, di nuovo. Come attività principale, sei speaker radiofonica? Sì, esatto. Ecco, di una radio che io ascolto spesso, un po' qui nel Molise, ma soprattutto quando durante l'estate sono fra Francavilla e Pescara. È vero? Sì, come si sì. chiama sta radio? Radio Delta 1, infatti saluto anche tutti i miei colleghi, dove ovviamente sono già da un po' di anni, dopo l'esperienza anche qui in Molise, e sono approdata finalmente in una radio interregionale che ha copertura su 4 regioni. Allora, tu però, avete sentito? Non è la tipica ragazza che dice pronto, è vero? Campo basso. Diciamo che cerchiamo pronto. Sempre di correggere, è vero? Questa cadenza. Eccezionale! non si dice così alla radio? Come no, si certo. Dice? Come no. Congratulazioni, cioè. Ma o cose di questo genere. È magnifico proprio, certo, per noi. DT è proprio il problema molisano per eccellenza. È vero, Antonio? Meridionale più che altro. Insomma, noi siamo un po' pesanti di cadenze, però lei stasera ci faremo dare qualche piccola... Ricordi lo sketch di Arbore con Andy Luotto? Andy da Antonio, quindi... Ah, Andy sta da Antonio. Antonio. Va bene. Allora, amici, vogliamo iniziare un po' da una cosa un pochino seria. Ecco, ieri sera al XG, perché qua ormai, è vero Mirko? Qua abbiamo XG, XGDS, ex Romagnoli, ex ospedale, ex fidanzata, ex marito, ormai non abbiamo nulla di originale. Tutto ex. Si è inaugurata una mostra pittorica di notevole rilievo, una mostra dedicata alle opere di Marcello Scarano, che è stato così classificato da insigni critici come uno dei maggiori pittori del Novecento, non solo molisano, ma proprio nel panorama nazionale. Allora dovremmo vedere giusto qualche quadro di Scarano. Antonio, se ci dici un po' qualcosa su Marcello Scarano e su questa sua significativa rappresentazione pittorica qui all'ex Gil. Ma Scarano è un autodidatta sostanzialmente. Prego? Figurati se frequentava qualche corso di base. Sì, lui aveva questa passione per la pittura che lo portò pure a incomprensioni familiari, perché insomma la famiglia voleva ed era così contenta che lui proseguisse gli studi. Invece poi lui ha fatto il pittore, ha partecipato ad alcune rassegne durante il fascismo, se ne facevano parecchie, e insomma ha avuto qualche risultato, e quindi poi ha continuato questa sua arte per sempre. Questa è la sorella, è un quadro famoso della sorella con la quale aveva un ottimo rapporto. Era molto bravo proprio in queste scene familiari, nei ritratti. E poi aveva un modo particolare di dipingere la natura, diverso da queste opere che stiamo vedendo. La natura era sempre 10 volte i personaggi, quasi a dire che sovrastava gli stessi. Era molto bello. Sembra Goya, ha pigliato un sacco di nudi. Sì, certamente, insomma ci sono molti riferimenti. E poi lui... ha fatto delle cose molto belle, soprattutto molto bella è l'opera dei pellegrini.
Quindi ha descritto delle usanze molisane ben precise, quella dei pellegrini che andavano fino a Monte Sant'Angelo. Un quadro classico di quasi tutti i nostri pittori è la mietitura, insomma, quindi è un artista radicato. In regia, voglio dire, se mi mettete il come si chiama, il titolo di Scarano, del pittore alle spalle degli ospiti, grazie. Allora, scusa Antonio, vai, prosegui. No, e quindi non c'è molto altro da dire, era un po' taciturno, un po' solitario, però era un'ottima persona. Va bene, allora aggiungiamo questo, che la mostra resterà aperta fino alla fine di maggio. Quindi però adesso non dico affrettatevi e correte già martedì, perché domani, che lunedì, la mostra resterà chiusa, come in tutte le gallerie, almeno italiane, il lunedì c'è chiusura. Però da martedì andiamo a vedere, non fate, tanto sta aperto fino a fine maggio, è vero Mirko? Sempre. È vero, tanto fino a fine maggio ha voglia fa, e poi uno non ci va più, poi se la fa scappare, perché è una mostra, un momento culturale veramente interessante. Ok, detto questo, possiamo andare avanti, possiamo andare avanti. Ascolta, Mary Jo, tu Benito Faraone hai sentito nominare qualche volta? Sì, sì. Sì. A che pro? Faceva l'assicuratore? Oltretutto. Ma era il menestrello molisano. Non ti ho invitato per interrogarti, ma perché gradirei che anche i giovani conoscessero un po' le radici molisane. Tu sei campobassana? Sì, sì. Sei campobassana, e quindi Benito Faraone lo devi conoscere per forza. Sì, ma sentito nominare più volte. Ecco, e adesso avrai l'occasione, anche perché siamo andati a ripescare una vecchia cassetta a TRC degli anni lontani, non manco te lo ricordi perché eri una bambina quando stavamo a TRC, è vero, sta ragazza era... Ero nata, ma ero molto piccola negli anni 80. L'abbiamo prodotta e allora l'abbiamo fatta un po' rivisitare, ripulire, e c'è una bella canzone che manderemo. Però io vorrei aprire, e Nello Toti lo conosci? Neanche? Nello Toti? Un tenore? Ah, ok, sì, confondevo. Adesso te lo faccio conoscere pure io. Allora, a proposito di Nello Toti, posso anticiparvi che nel corso di una delle ultime quattro puntate Nello Toti sarà ospite qui in studio, quindi sono riuscito a strappargli una promessa, e quindi parleremo di tante cose e ci porterà anche tanto materiale, in modo tale che si possa così anche i più giovani possano conoscere Nello Toti. Allora, non so, la regia che cosa c'ha pronto? Il brano di Benito Faraone o quello di Toti? Ah, quello che voglio? Allora, iniziamo da Benito Faraone, penso che voi due lo conosciate, vero? Assolutamente. Torniamo a vivo. Torniamo alla canzone, questa canzone. No, perché insomma, è la più le canzoni, conosciuta. I testi, alcuni erano scritti da Tonino Armagno. Quindi. Sì. Allora, questo è Fontana Vecchia. Vi prego di prestare attenzione, perché è stato il più grande menestrello molisano, e quindi ce l'abbiamo ancora a cuore. E anche i giovani, come Mary Jo, che ovviamente tu che preferisci la musica moderna, ovviamente. Sì, diciamo, l'apprezzo tutta per il lavoro che faccio, però è chiaro che insomma la musica questo più lo dedichiamo moderna. A te, Fontana Vecchia. Questa canzone la conosci? Eh sì, l'ho sentita, sì. Vabbè, i giovani... Vabbè, abbiamo familiari che comunque ci informano. Prego. Io ci ho provato qualche volta, però su YouTube non ho trovato niente di Faraone. Chiaro. Quindi, solo in musica. Audio, esatto. Sì. Solo in musica, sì. Musica è difficile, perché questo andammo a fare proprio una ripresa lì con lui... A Fontana Vecchia, io e Paolo Putalivo, mi ricordo. Quindi... Sì, però questa viene da un altro filone, l'abbiamo presa dai salotti che faceva la nostra Doretta Mite. Allora, sì, Gennaro, allora... però l'avevamo fatta noi questa, insomma. Pure un po' servizio del Venerdì Santo ho visto con firme di altri, insomma. Però... Ah, così succede qua. Allora, quello... vediamo un po'. Apriamo con Benito Faraone e poi andiamo avanti. Via, forza ragazzi!
ti hanno abbandonato, vecchia fonte, fontana vecchia amica dello sposo, perché tu non allocca e fa straveri quando la gente a te da bassa innanza, perché non dar cuore te che chiuduno se ne veniva a te mo sott'andanna papà te di una parolella quella chi se voleva bene e amava tanto, lo tempo passa, tutto si scorda, ma chi decora ci soffra sa, chi sa ricorda do primo amore, fontana vecchia, repensa a te. Alle fontane si celebravano sempre. Dove sciacqua la panna, che la scusa o della demulla la quadrarella se ne veniva a te a mattutina carica da panna e piena da passione dopo d'aver lavata e rasciacquata cercava un candoccio per un mondo rugiu stramana a dove ci stevo solo parrassuca la tela e a far amor. Rodimba passa, tutto si scorda, ma chi decora ci sopra sai, chi sa ricorda do primo amore, fondana vecchia, rapensa a te. Sono fatti vecchi, roba tanto, mi sono voluto fare una rimpatriata per ricordarmi di un tempo antico e poi poter vedere si vagagnata. L'hai trovata sola, abbandonata, e mezza sturrubata e senza dita, ma n'hai trovata panna spaso sola, e vista n'hai figliola a fa l'amore, rodimba va. Si scorda, ma chi decora ci soffra sa, chi sa ricorda do primo amore, fondare
Allora, Benito Faraone, al suo fianco Salvatore Salottolo e poi c'era Doretta Coccia. Allora, io voglio adesso subito interrogare la mia giovane ospite, Mary Jo. A un certo momento Benito, tra l'altro, ha detto la Quadranella. Chi era Quadranella? E la bambina. Ah, bene, hai studiato okay, almeno, mannaggia oggi. Sì. La Quadranella. Poi, tu che ti occupi di dizione, Fundana Vecchia, ovviamente. Lì è dialetto e non mi permetto, la dizione non va a correggere le nostre radici e comunque le tradizioni. Quello va bene, comunque voglio dire agli amici a casa che siamo andati proprio a scovare nei nostri repertori personali, proprio perché qui non veniamo a pettinarci i baffi, quindi portiamo nelle vostre case, nei vostri salotti, del materiale che effettivamente su YouTube non avete mai trovato e non c'erano questi brani in giro, per cui per la prima volta siamo riusciti dopo oltre 30 anni a recuperarli e a proporveli. Posso dire una cosa? Certo, Antò. E mi ricollego alla serata per Fred. Fred Buongusto molti anni fa fece un appello per recuperare la canzone napoletana. Naturalmente la canzone napoletana, insomma, possiamo riempire una città intera di canzoni, di brani, di testi, e lui fece un appello perché appunto c'era una dispersione, e poi fu fatto un progetto da Bassolino, insomma, molto dispendioso. E insomma, non perché io l'ho ripreso questo concetto quando scrivevo sulle libertà tanti anni fa, e ripropongo anch'io questa situazione, cioè quella di recuperare la musica popolare. Abbiamo questa fondazione culturale, si dovrebbe fare una discoteca, insomma, nel senso appunto di un recupero di tanta, tanta musica popolare. Abbiamo degli ottimi musicologi, c'è cioè il direttore della Biblioteca Albino, che insomma è Lombardi, che è veramente un ottimo musicologo. Ecco, si potrebbe organizzare un qualcosa che recuperi anche la tradizione popolare dei paesi, delle città, insomma di tutto il Molise, e conservarla come memoria. Questa è, credo che non costi molto farlo. Mary Jo, tu che cosa, conduci musica o fai altri generi? È intrattenimento, ma comunque sì, chiaramente c'è musica, il ritmo è sostenuto, però è musica sicuramente, appunto, le hit, le ultime canzoni che sono uscite. C'è qualcosa di datato, quindi i classici gold, per definirli proprio con i termini specifici radiofonici, e qualcosa può capitare, però musica napoletana ci si può spingere al massimo, ecco, su un Pino Daniele, però non si va proprio poi a fondo nella faccenda. Va bene. Mirko, ci sei? Come no, dimmi. Dai, dimmi che ci hai portato, bello fresco fresco. Dicevi il fatto del Campo Bassano, no? Parlavate della dizione, ovviamente. Io ho avuto la grande fortuna di scrivere una piccolo verso che diceva Antonio, virgola, piove. Ed è stato tradotto anche in cinese mandarino con un T-Q-N-Do. Allora, vediamo un po' come l'hanno tradotto i cinesi. T-Q-N-Do. E se lo leggiamo un po' più svelto? T-Q-N-Do. Ah, quindi allora questo. Quindi T-Q-N-Do è cinese puro. È cinese mandarino. E Steng-Steng? Steng-Steng è più della zona di Shanghai. Ah, di Shanghai? Un po' più su. Ma secondo te quello di prima era Mary Jo, sa che cosa significa Steng-Steng? Via, voglia. No, non lo sa. Ma come no? Sì. Lei ormai è nordica. È un po' come mi sento io oggi. Sì, sono stanca. È vero? Lo sa Mary Jo. È sempre Campo Bassano. Usi ancora qualche frase di questo genere, Franco? Steng-Steng? Assolutamente. No, veramente, più che Steng-Steng, Steng-Strutt. Ah, stai strutto tu! Che è proprio l'ennesima potenza dell'essere stanco, distrutto, insomma, distrutto. E quindi, vediamo un po' che ha portato. Franco, Ricco, adesso la regia mi dice che può passare qualche cosa che hai portato poc'anzi. Qualche lesiosità. Prego? Qualche sciocchezza. Ma no, ma questa è la vita. Allora che è successo qua? Qua, questa è un'immagine su internet, e secondo me è una delle foto più belle
che io abbia mai visto, perché praticamente sono due ragazzini che stanno giocando forse a calcetto e sono avversari, come si vede dalle maglie, e uno allaccia teneramente la scarpa all'altro, che non al rivale. Al rivale. È quindi una fotografia, secondo me, impareggiabile, è veramente la quintessenza della sportività. È uno spot molto interessante, sarebbe veramente un sogno se succedesse una cosa del genere. E questo, Antonio, tu che sei medico, che problemi di cervicale ci avrà sta signora? Questa è la fienaiola, si diceva una volta, no? No, ma vedevo, a livello famoso. Medico, oggi qualsiasi problema oggi subito si riconduce alla cervicale. Una che può avere questi problemi è quella donna nera che gira con la cesta in testa. Con la cesta. Quella che una sta una volta a tutte le donne quando si punnevano, si dice così, sì, quando portavano la tina in testa con la spara. La spara, che poi per la volta era il grembiule ripiegato, certo, e fatto a ciambella per non farsi schiacciare la testa. Che cosa è successo invece? Ma questa è una delle più grosse tradizioni, prettamente di Ripalimosani, dove c'erano i funai. E sinceramente sarebbe bello che si ritrovassero queste tradizioni. Addirittura uno sfottò, più che una leggenda, vuole che l'estinzione dei funai si sia avuta in virtù del fatto che il funaio, per intrecciare la corda, andava all'indietro e fossero caduti tutti dalla rupe di Ripalimosani che vediamo salendo in gotte. Quindi quella è stata, ma questa era la leggenda. Era uno sfottò che faceva. Qui invece che abbiamo? Qui è una piacevole visita che Domenico Iannaccone, secondo da sinistra, sì signore, ci ha fatto in ufficio da noi, in Banca Fideuram a Campobasso. Avevo promesso alla signora che sta al centro che gli avrei portato Domenico in ufficio perché sono stati compagni di scuola. La signora non mi ha creduto, però insomma, alla luce di questo deve ricredersi, si è dovuta ricredere. Pure perché Franco Angiolini era compagno di scuola, no? Ma forse del preside. Forse del preside. Allora, qui invece? Questo, visto così, è un po' tetro, però è un insetticida biologico. Sì. Perché l'albero è un albero di fichi e quelle bottiglie le metto in estate quando ci sono i frutti per Allontanare gli uccelli? No, per le una api. Una trappola. Per quindi come api. Feromoni. Sì, e praticamente facendo in questa maniera si riesce a mangiare qualche fico. Diversamente i fichi li divorano ape e vespe, perché gli insetti assetati dal dolce del fico vanno a bere nella bottiglia e praticamente annegano. E quindi spero di non prendermi qualche denuncia. Ti pareva qua che a quest'ora non cacciavamo la tavola qua pronta? Questo è uno degli sfottò. Fatto. Prego, no, attenzione a quello che stai per dire. Chi l'ha preparato? Stefano Manotto. Appunto. Eh? No. No. No, perché Manocchio sta progredendo, però ha avuto una base di partenza, io lo dico con somma stima, anche per, insomma, può sembrare strano per quello che sto dicendo, ma ha avuto una base di partenza abbastanza liquida, cioè erano solo brodini e frittate. Ospedaliera. Quindi faceva le pastine. Sì, adesso si sta... sta facendo che so, ciammaruga questa, che so? No, questi sono lumaconi di mare. Lumaconi di mare che insomma richiedono un'abbondante preparazione a livello di tempo, perché bisogna spurgarli, bisogna cuocerli. L'hai preparata tu per caso? Assolutamente. Sì? Assolutamente. Ma d'altra parte, in generale, con Google. Con Google si va avanti. Pensavo che fosse di Stefano. Vabbè. No, perché noi volevamo fare un consorzio per la tutela e la salvaguardia della cucina, non in senso fisico della cucina, proprio dell'arte culinaria di Stefano Manocchio. In modo che non si diffonda. che non si diffonda nel mondo. No, ma lui poi ha fatto dei progressi, lui dice che è partito insomma da zero, però ha fatto dei notevoli progressi. Tu come te la cavi in cucina? Insomma, abbastanza bene. So fare i cavatelli, questo già è abbastanza, direi, per essere poi sano. Appena sono pronti conosco delle persone disposte a mangiarli. Perfetto. È vero? Io sono fra i pochi campobassani
che non è di otto di Cavatelli, però gli altri, ecco, che conosco sono tutti cavatellari. Sì, si dice appunto, se una donna molisana non sa fare i cavatelli non è da sposare, allora premetto subito che li so fare. Bene, ma veramente complimenti a questa signorina che ha un'ottima dizione. Grazie. Ecco, chi ha rapporto col microfono non sempre ha così una buona dizione, perché magari quelli del nord, poi caro Antonio, tu che hai sposato una nordica, loro così si vantano di essere sciue sciue, mentre noi sempre con sto fatto con la D al posto della T, siamo pesanti, la situazione, sì. È vero? Mentre al nord, perché? Come dice tua moglie, così un detto milanese? Non c'è niente pronto? Mi son de Milan. Ah, solo mi son di Milano, basta così. Sciura, queste cose qui. Sciura, noi siamo di Campobasso, cara Francesca, andiamo bene lo stesso. Allora, scusate, prego. A difesa del territorio, un vecchio detto, song de Tour e tanto ta basta. Cioè, mi sembra decisamente superiore a mi son di Milano. Fammi sentire questa, perché quella signora era un po' distratta, aveva aperto mo il frigorifero. Diciamola quella di Toro. Però insomma, a me quello che tradisce poi la cadenza, che non è proprio torese, però vabbè, song da Taur e tanto da basta. Oh, e con questo alla Peppino possiamo togliere Toro alla Peppino De Filippo e metterci Campobasso, Seipino, Boiano, basta. Ho capito. Questa è carinissima, bravo, complimenti, va bene. Ho studiato da Adesa, La sera mi fa delle ripetizioni. Ogni tanto mi chiama il suo amico. Mirko, vogliamo dire una cosa? Io non manco portato il tuo questa tua brochure pubblicitaria. Ah, che, sì. Parliamone pure un minutino. Dai. Vabbè, si chiama Tutta mia la città ed è un tentativo, è gratuito ovviamente per tutti. Facciamo un bel numero di copie che vengono distribuite gratuitamente nei bar, alcune anche a mano. E ovviamente è una brochure pubblicitaria, soprattutto quello, però spesso insomma intervallata da bei redazionali, belli articoli. Cerchiamo di far e in basso a più pagina c'è sempre una frase. Spesso ci metto delle cose mie, sì, io metto delle pagine in cui ci sono delle frasi. Ti ricordi strapolate. Qualcuna? Ci sono le app, per dire. L'app principale di Campobasso è Appost, perché noi diciamo sempre questo, come va tutto a posto, no? Campobassani che si incontra, uno dice tutto apposta. Cioè abbiamo questa... E quindi tu hai fatto un'app. Host. Ho fatto diverse app, sì, gioco su questa storia delle app per dire hai bisogno di scoprire come fare a botte con qualcuno, abbiamo la app, quindi appaccare. E quindi oppure hai bisogno di un piatto tipico, abbiamo la app pizza e menestre. Cercando di dare sempre questa app, sono giochi di parole, insomma, un po' la Zucchero Fornaciari, no? Che oggi ho creato Partigiano Reggiano. È anche originale. Allora, Antonio Campa, tu non c'eri l'altra sera, perché eri impegnato, quella serata con Fred, poi la vedremo. Te la ricordi quell'intervista che Paolino fece a Fred? Certo, me la ricordo. Noi la settimana scorsa abbiamo mandato una pilloletta, poi ne manderemo un'altra e poi... avremo tanti spezzoncini belli che commenteremo insieme e in modo particolare con Mary Jo, che ha presentato la serata assieme all'anfitrione della serata, cioè a Carrozza, che era lì, che praticamente cantava, suonava. E... Sì, e ha anche organizzato la serata. Ho visto che ha passato pure poi la lucidatrice dopo... per rimettere a posto il teatro, perché insomma tante cose si fanno per amore, proprio perché vanno fatte. Va bene. Allora, vogliamo vedere, cioè abbiamo qualche altra cosa ancora di Franco? C'è qualche... Oh, ha portato tutto, la Divina Commedia, ha detto, la Quarta Cantica, già l'ha preparata. Va bene, vediamo un po' se ci sta qualcosa. Chi è sta ragazza qui? Ma questo è... La guerra dei sessi praticamente tra uomini e donne, o più che altro tra moglie e marito, dove in maniera, non so se scherzoso o veritiera,
la signora dice forse non ci capiamo, io ho ragione e tu hai torto. E basta. Non si discute. Non si discute, apposta. Un altro atto di attesa apposta. Ho detto tutto. Questi tre giovanotti penso che qualcuno li riconosca. Questo è Galileo Galilei che insomma qua pure si gioca sulle... è un calambur, una di quelle cretinate che poi si trovano. Leggile per piacere, dai. Sto portando quelle ragazze a vedere le mie ultime scoperte. Poi? Poi telescopi? Speriamo, me lo può che... Questa forse me la potevo risparmiare, andiamo avanti. Nel senso che speriamo te lo potevi risparmiare? Sì, no, vabbè, mi sono pentito di averlo fatto, ma perdonatemi. Andiamo avanti, ancora un'altra? Questa è una cosa, è un dramma della nostra società, perché praticamente i vegani ci stanno dando un sacco di colpe. Però loro non si rendono conto che quel cespo di insalata è morta per alimentare uno di loro, quindi avrebbero potuto mangiare un sasso anziché un cespo di insalata. Va bene. Sei vegano. Sono vegano di contorno. I vegani sono i vegetariani, se no uno pensa che sono extraterrestri qua. Sì, ma ormai no, Antonio questo... I vegani sono l'evoluzione dei vegetariani. Questo è il termine, adesso andiamo a questo e poi cambiamo un pochino registro. Qua sta storia da finire, insomma. Cioè, è mai possibile che uno va al bancomat per prelevare, il bancomat ti dice no, non ci sono soldi. Ma a me mi servono i soldi, che significa che ci devo prima mettere? Quindi questo è... No, basta, questa storia deve finire. È il quesito, quindi vogliono prima che qualcuno ce li metta. Ma è una cosa fuori dalla norma. Se tu sei bancomat, giustamente. Se sei bancomat, va bene. Caccia i soldi se sei bancomat. Che c'entra il mio conto con il tuo essere bancomat? Va bene, allora, adesso vediamo, ricordiamoci poi che dobbiamo fare anche un lancio per Nello Toti, che così facciamo vedere un pezzettino. Allora, se la regia è pronta, io manderei un po' della mia sequenza, Antonio Iambarino. Vediamo da dove sei in condizione di partire, perché forse non ci troviamo. Vai tu con la mia sequenza. Vediamo un po' se la regia forse l'ho spiazzata. Ecco qui. Allora partiamo da una sequenza. Questo signore era Giuseppe Bucci, faceva l'assicuratore, e questa bella signora era la moglie. Però io più che queste persone, che mi sono comunque care perché conosco benissimo i figli e tutta la famiglia, volevo farvi vedere sullo sfondo, qui siamo sul Belvedere di Ferrazzano. Guardate, a valle Campobasso praticamente non esisteva. Ecco, ho voluto mettere in rilievo oltre a queste due belle persone con sto bambino, sta bambina, qui non so neppure chi sia, però queste due persone è una bambina. Allora, Campobasso ancora era tabula rasa. Vediamo che c'è a seguire. Allora, qui questo è il vescovo Carinci. Non so, Antonio, a chi lo possiamo collegare? Tu ci riesci? Il Monsignor Carinci era quello che ha portato poi la diocesi a Campobasso, no? No, allora nel 1948-49... Dopo Monsignor Bologna. Ecco, Carinci si diede molto da fare, perché i vescovi hanno sempre comandato molto, specialmente quando comandava la Democrazia Cristiana, avevano voce in capitolo. E fu uno degli artefici per l'apertura del liceo scientifico a Campobasso. Ecco qui, quindi lui si diede molto da fare perché, insomma, praticamente i professori del momento, adesso vediamo il professor Falciglia a seguire. Eccolo qui, ve lo ricordate professor Falciglia? Che poi è diventato preside, perché il professor Falciglia, che vediamo qui una fotografia molto giovanile, io me lo ricordo negli ultimi anni che tossiva sempre, chissà quante sigarette si era attirato, chissà.
È vero, per tante. Allora, si diede molto da fare per l'apertura del liceo scientifico Romita di Campobasso, vero? Sì, che vuoi aggiungere? No, via, si sparse la voce che doveva andare via il preside Falciglia. C'era un detto che girava fra noi giovani liceali: se ne va a Falciglia Mario e addio permessi fuori orario. Quindi, allora andiamo a seguire. Si usciva spesso. Allora, dicevo che questi professori giovani di allora si attivavano molto per l'apertura, in modo tale che si creassero dei posti di lavoro e delle opportunità professionali. Rivediamo quest'altra foto. Allora, questa è una foto di gruppo fra alcuni professori del liceo scientifico di Campobasso. Il primo a sinistra in alto è il professor Giulio De Paola, che è morto qualche giorno fa, era preside. Qui il professor De Paola, poi al suo fianco vediamo il professor Falciglia e il prete in questione era Don Romolo Forte, non so se qualcuno di voi lo ricorda. E fra queste persone, se qualcuno si riconosce o riconosce qualcuno della propria famiglia, perché sinceramente se non vengo istradato non riesco a riconoscere. Il professor De Paola comunque lo ricordo bene, piccolino con gli occhiali rotondi come si usava una volta. Andiamo a seguire. Allora, qui hanno mischiato un pochino le carte, va bene, non ha importanza. Questo qui qualcuno lo sa riconoscere? Io Fusco. Bene, bene. Don Vittorio Fusco, quando era ancora Don Vittorio Fusco. A questa giovane ragazza che sta con noi stiamo insegnando la storia di Campobasso. È vero. Questa persona, Antonio, lo riconosce? Mi puoi dire qualcosa tu? No, volevo dire che qui era ancora grasso, perché poi era magrissimo quando era più allora adulto. Una cosa da considerare. La foto fatta alla Villa dei Cannoni. C'è qualcuno di noi, per esempio, che non ha fatto mai una volta la foto alla Villa dei Cannoni o vicino alla vasca del municipio? E qui era un seminarista, sì. Don Vittorio, giovanissimo, che poi avrebbe fatto una magnifica carriera ecclesiastica, ma una persona e una famiglia straordinari. Andiamo avanti. Eccolo qui, Antonio, qui lo vediamo. Con i due papi qua. Con Papa Wojtyła e naturalmente Ratzinger, che era il segretario. E lui qui era ancora della congrega, era ancora per la molto fede. Giovane. Era nato nel 1939 ed è morto nel 99 a 60 anni. Andiamo a seguire, forse c'è l'ultima, e qui veste da vescovo. Sì, sì. Era il vescovo di Nardò Gallipoli. Sì, sì. E morì nel 1999. Lo ricordiamo come una persona veramente eccellente e molti lo hanno dimenticato, perché il tempo ci fa dimenticare le cose, perché molto umile, si vedeva spesso, Stava in cattedrale, molto umile, diciamo, molto. È una persona meravigliosa come sì. Tutta la sua famiglia. Sorelle, l'anno mamme, scorso, professoresse quando ero ragazzo. Al Ligino Petrone, mi ricordo la professoressa Fusco che primeggiava in quegli anni. Vogliamo andare ancora a seguire? Ecco qui, guardate com'è bella, Mary Jo, sì. Qui hai riconosciuto il posto? È il tribunale, giusto? È il tribunale. Questi sono professori, personale di segreteria e studenti del liceo scientifico Romita di Campobasso. Quando stava, tu non te lo puoi ricordare, però tu sì. Non te lo ricordi dove stava prima? Quando stava, dove sta il conservatorio? No. Prima no. Ancora? No. Dove stava Iannetta? Dove sta Iannetta in Viale Elena? No, io non me lo ricordo. No, qua, non ve lo ricordate voi quando c'era Noi ce lo ricordiamo, io e Franco. Io e Mirko ce lo ricordiamo ai cosiddetti orfani di guerra. Sì, dove sta il conservatorio adesso? Sì, là poi da lì è passato a fianco a Leopoldo Pilla, poi no, è andato... No, il contrario, Allora il contrario. Però qui, allora... Stava in un vecchio palazzo che poi fu demolito per costruire quel bel palazzone alto. Quello di Iannetta. Dove sta Iannetta. E quindi i miei amici andavano a scuola lì e già avevano, vedete che bella popolazione studentesca? Quindi praticamente... pensavo fossero andati a costituirsi. Tutti ah, miseria. Tutto un luogo un po' meno la ameno. La città sotto processo. Un luogo un po' meno ameno lo potevano anche. Sì, però lì hanno utilizzato le scale.
che si trovavano vicino, e vabbè, però lì siamo in via Elena, quindi stavano c'era vicino alla scuola. Poi le macchine non passavano in quegli anni, quindi si potevano fare foto. Probabilmente. Però prendetevi questo, guardate che foto, grazie al mio amico Aurelio Bucci sono andato a recuperare. Grazie Aurelio di queste foto che mi ha fatto recuperare. Andiamo ancora avanti che c'è ancora qualche cosina. Proprio del... Sì, sempre di queste però, sai. Ecco qui, questo è il professor De Paolo, non so se qualcuno di voi lo ricorda. È morto da pochi giorni, mese scorso, e insomma mi fa piacere proprio che ho voluto ricordare questa bella e cara persona che abitava in via Orefice a Campobasso. Andiamo ancora a seguire, però c'è ancora il bello. Guardate, questa è una foto che i collezionisti chissà quando l'avrebbero pagata. Avete riconosciuto il primo a sinistra con i baffi? Il professor Adolfo Colagiovanni. Presidente del Campobasso Calcio negli anni 60, consigliere regionale, presidente della giunta, presidente del consiglio, assessore e soprattutto grande innamorato del Molise e di Campobasso. Lui era di Toro, Franco. Speriamo non si rivolti nella tomba per la mia pronuncia torinese. Allora, qui è una festa, così fra professori. Questa foto è del 1958, il professor De Paola sta proprio al centro con la trombetta in bocca, alla destra il professor Carrozza e se qualcun altro si ricorda il professor Sottile di matematica, professor Sottile di matematica che era veramente sottilissimo, bravo ma anche molto severo perché a quell'epoca i professori erano severi. Non si facevano passare nulla sotto al naso. Questa è una foto meravigliosa che i collezionisti chissà quando l'avrebbero pagata. Andiamo, allora, questa qui è la moglie del professore De Paola, la bellissima signora, guardate che bel fisichetto, il giorno della laurea, però è la professoressa Sanità. Però quello che vi volevo far controllare, guardate che severità dei professori nel completare le operazioni così di rito. Guardate quel professore con gli occhiali che evidentemente aveva bisogno urgentemente di una visita di Ermanno dell'Omo perché quello non ci smiccia proprio, manco a pochi centimetri. E gli altri di fronte ad una bella ragazza invece di accoglierla con un sorriso l'hanno accolto con un'aria molto severa. Guardiamo ancora qualche altra cosa. Allora, qua è sempre il professor De Paola con i ragazzi e le ragazze dell'istituto magistrale. Molti anni fa, chissà, fra quelle che sono state così fissate dal fotografo, qualcuno se si riconosce, e sarebbe una cosa bella ritrovarsi assieme al professore d'italiano degli anni lontani. Andiamo ancora più avanti. Allora, qui questi stessi professori o alcuni di loro giocano a carte. A sinistra c'è il professore Sardella, poi con le carte in mano c'è il professore Sottile, poi Alessandro Pretolone che insegnava inglese ed è stato pure il mio professore. Poi quello in alto a destra, caro Antonio, è Tonino Di Tullio. Ah, si riconosce. Ecco, che qualche un mesetto fa ha compiuto 80 anni. Questi altri due purtroppo io non li ho riconosciuti, però fa piacere. E poi, caro Franco, potevi andare pure tu perché c'erano pure i dolcetti, quindi potevamo e fare. Fiasco, no, non mi interessano. Ah, no. Non ti piacciono i dolcetti? No. Ah, vai sul sono salato? Vegano, sono vegano. Ah, tu sei vegano, quel cespo era tuo allora. Assolutamente. Ah, oggi sei venuto con. Hai mangiato solo quello. Antonio, cortesia, tienimelo da parte. Andiamo avanti, e vediamo cosa c'era c'erano pure. Allora, qui altri professori, poi forse c'è anche il provveditore agli studi, sì, c'è un ex provveditore, quello centrale, che sta a fianco al professore Gullì, che sta proprio al centro, sì. È il professore, il papà degli avvocati di Pardo, con la cravatta rossa. Sì. Ecco, oggi è ancora, si è dimagrito molto. Assolutamente, infatti. L'hai riconosciuto? Sì, no, ma non l'avrei riconosciuto. Allora io perciò sto qui.
Allora, grazie, poi il professor La Medica, questo con la barba che sta in prima fila, e poi il professor Carozza, e a sinistra il primo seduto è il professor Di Paola, e vabbè, gli altri non me li ricordo tutti, anche se me li sono scritti, però insomma, poco male, non riesco a vederli al meglio. Forse abbiamo l'ultima. Ah, questa perché Don Giulio Romolo, eccolo qui, che officia le nozze dei miei due amici Marica e Aurelio Bucci, Marica De Paola e Aurelio Bucci. Però quello che vi volevo far vedere, oltre alle due belle paggette, si chiamano così? Damigelle. Oh, damigelle, sì, i maschi sono paggetti, vero? Quello in fondo lo riuscite a riconoscere? Alla cattedrale, quello era Colino, guardatelo là in fondo, lo riuscite a vedere? In penombra, vicino al rosso? Senza la croce è difficile da vedere. Senza la croce. Io ho visto l'originale ed era Colino che forse già contava i soldi della mancia che gli avranno dato gli sposi. E se la mancia è stata un poco avara, lui non avrebbe certamente gradito. Vediamo un po' se ce n'è un'altra. Questa sì. Avete riconosciuto questo signore, il primo in basso seduto? È stato un ginecologo molto apprezzato a Campobasso. Allora io devo ricordarmi il cognome. Allora iniziamo a vedere gli altri. Primo a sinistra, lo riconoscete? Giulio. Oh, già, è stato presidente del tribunale fino a pochi mesi fa. Giulio, sì, come no. Sabusco. Il dottor Sabusco. Quello è Carlo Scasserra, quando era un pochino più giovane. Poi ci sono gli sposi, poi quella signora lì di rosso non la conosco, poi c'è la moglie di Sabusco, quella è la signora di Carlo Scasserra, che era la sorella del ginecologo calabrese. Eccolo qui, Donato Calabrese, sì. Famosissimo e morto precocemente. E quindi questa è un'altra foto da collezionare, una persona bella e mi dicono le donne del tempo, professionalmente molto qualificato. Quindi questa è un'altra foto da collezione e grazie ancora alla famiglia Bucci che me l'ha procurata. Grazie ancora, penso che abbiamo finito. E qui chiudiamo con Giuseppe Bucci, che ha fatto l'assicuratore ed è il papà di questi. Io me lo ricordavo così vagamente, è morto da una ventina di anni, quindi è il caso di ricordarlo per gli amici e i parenti che gli hanno voluto bene. Abbiamo finito, vero Antonio? Oh, va bene, abbiamo fatto veramente una carrellata lunghissima, bellissima, ma certamente molto utile. Ancora una volta io ringrazio chi mi ha procurato queste foto. Allora, cara Mary Jo, perché Maria Giovanna poi in realtà. Vabbè, sì. No, dai, adesso non smontarti, come no. Maria Giovanna, Mary Jo. Molti anni fa, una radio in diretta, il conduttore disse: comunicazione di servizio, Maria, scendi un poco. Beh, insomma, serviva anche per le comunicazioni, perché non c'erano i telefonini prima. Certo. E allora si usava la radio, è vero? Sì. Allora, dici un po' di te. Perché sei andato in Abruzzo, tu che sei campobassana come me? Perché lui no, non è campobassano, è d'adozione, però qualche giorno fa ha scritto una cosa bella. Scusa, un tizio di Rocca Sicura ha copiato la stessa frase, la stessa cosa che ho scritto io per la mia città, perché è Campobasso, copiando, chiaramente, al posto di Campobasso ci ha messo Rocca Sicura. E la gente scriveva: bellissima questa cosa che hai scritto per la Rocca. Ah. E io ho detto: allora, ritornando a Mary Jo, dici Mary Jo. Sì. Vogliamo andare in primo piano su sta ragazza, vai. Sì, no, io ho lavorato anche qui in Molise per diversi anni, però poi finalmente è arrivata comunque una proposta interessante, anche di crescita, e quindi ho accettato, ed è da diversi anni già che comunque sono una speaker radiofonica in Abruzzo, sì, ma resto comunque, mi possono ascoltare anche in Molise, perché insomma la radio ha copertura interregionale, Marche, Molise, Abruzzo e Puglia.
Quindi, come molti giovani, anch'io poi alla fine sono costretta a spostarmi per motivi di lavoro, perché comunque sappiamo quali sono le difficoltà attualmente per questa generazione. E hanno pescato bene, perché poi c'è un'altra mia amica che stava alla tua stessa radio. Certo. Eh? Katia? Sì, sì, Katia Giuliani, infatti. Poi anche Leccese di Riccia. Massimo Di Lecce, il direttore Lecce, artistico. Lecce, sì, sì, è attualmente il mio direttore artistico. Hai visto? Sì. Quante persone poi sono andate verso l'Abruzzo. Va bene, sì. Si va verso il nuovo. Speriamo che tu possa ritornare, se ne avrai voglia. Come sempre, trovare, resto anche perché con... sei bravo, ti ho visto l'altra sera e poi ti sì. vedremo anche più tardi. Sì. Lì. Allora, prima di andare in pubblicità, se la regia è d'accordo, facciamo un lancio per la seconda parte, che parleremo dell'adorabile Fred, vogliamo metterlo dietro nei titoli del lancio? Vediamo un po' se la regia ce lo mette, eccolo qui, adorabile Fred, che parleremo di Fred Buongusto nella seconda parte, però adesso io vi lancio questo passaggio di una intervista, Antonio, del 1980 sarà stata? No, era più in là, fine anni 80. Fine anni 80, di Paolo Oriunno, che l'ha fatta a Fred Buongusto. I due sono stati amici per la pelle, hanno frequentato il liceo classico insieme, poi però litigavano spesso perché erano due teste dure e quindi avevano un poco... i loro punti di vista, e in quell'occasione si erano ritrovati dopo tanto tempo. La settimana scorsa vi ho mandato un pezzettino, adesso ve ne mando un'altra e seguite anche la battuta che Paolo dice a Fred, che io l'ho riportata anche sul mio ultimo libro, ovviamente non facendo la mia come ha fatto quello di Rocca con Rocca Sicura, ma dando la natalità un po' alle cose. Allora andiamo con questo lancio dell'intervista di Paolo Oriunno a Fred Buongusto. Parlami, che ti posso dire, della tua carriera. Tu vai in America, ho saputo che vai in America. Te ci vai in America? In America in questo periodo non posso andare perché vengo qui a Campobasso a trovare te. Ah, ecco, quindi va bene. Vabbè, ma una cosa seria, tanto l'abbiamo detto. La carriera va bene, anche un molitano non muore mai, diciamo la verità. Molitano, mi diceva Peppino Pistilli, co-direttore del Corriere dello Sport, nostro carissimo amico, diceva il molitano ha il dono della immortalità come gli accademici francesi, ed è vero, perché noi mangiamo vino, beviamo vino buono, la scamorza buona, cioè questo mi pare che tu l'hai propagandato in tutta Italia. Io ricordo quando tu parlavi con Mina, parlavi solo di scamorza perché avevate ben poco da condividere e da dividere, e parlavi soprattutto di un sarto che si chiamava, non ricordo, Corrado, mi pare, vero? Ecco, mi racconti un po' quell'episodio di Corrado, che è carino. Noi andavamo a sfotterlo col Maserati tuo, eravamo là, allora lui usciva fuori, figura la Maserata, non si conosceva manca la 504 tempi, allora questo usciva, guardava sta Maserata, lui aveva una Dufin, no? Una Dufin brutta, veramente una cosa, un guccio. Spiega ai giovani che cos'è la Dufin, perché non lo sapranno mica. No, Dufin è una macchinetta, pare dell'Alfa o della macchina francese, una cosa che... Non mi ricordo neanche, insomma era una cosa senza parafanga, senza paraurte. Allora guarda la Maserati di Buongusto, Corrado Ricciardelli, e disse, tutto spaventato, dice, Bongo, e come la me, bianca. Era l'unica cosa. Beh, Corrado, che avevate in comune. Corrado era un personaggio incredibile. Il nostro sarto ufficiale ci faceva quelle giacche con le spalle che oggi si riusano, perché i ragazzi di oggi, avete visto, hanno l'imbottitura anche addirittura nelle maglie, nei pullover, quindi, ma Corrado l'aveva capito già 30 anni fa, 40 anni fa, e quindi ci faceva questi vestiti elegantissimi, per cui nel nostro struscio per il corso ci sentivamo bellissimi e importantissimi. Va bene, abbiamo mandato questo passaggio simpatico. È una cosa che abbiamo rinotato, Antonio, non lo sapevamo, che Paolo, quando faceva l'intervistatore, lasciava poche parole all'intervistato. Cioè il contrario di quello che si dovrebbe fare, però lui era personaggio, era proprio spumeggiante, quindi tutti si adattavano alle sue condizioni. In verità poi la macchina non era la Maserati, era una Mercedes 220 SE, io la ricordo benissimo, ed era veramente bianca, perché quando Fred veniva
in quegli anni davanti al Caffè do Brasil, che era così, allora non c'era il problema né del parcheggio né del passaggio delle auto, perché non ce ne stavano, pochissime, tutti quanti a guardare la macchina, e Fred poi la lasciava, era pure decappottabile, così aperte, ognuno di noi che andava e non faceva... Devi dire dove stava il Caffè do Brasil, perché... Ah, lo devo ricordare, il Caffè do Brasil era all'angolo del corso... Dove ora c'è Luciani, dai. Adesso c'è l'Ottico, che è la strada che poi guarda... Dove hanno fatto adesso... Hanno fatto adesso delle cose scintillanti, eh? Allora, quello era... Era il bar del corso, piccolino, cioè stavano i tifosi soprattutto, però poi insomma, e poi quando veniva freddo qualcun altro metteva la macchina là, mentre Molinari metteva la Rolls Royce all'Arlecchino, che sta vicino al grattacielo. Dell'Arlecchino. Sì, l'abbiamo messo. L'ho portata io stasera. Ah, pure tu l'hai portata. Per quanto riguarda il rapporto, no, una volta Fred Bongus mi disse: Paolino, viene a Ischia e pretende di portarmi lui in giro, certo. Capito? Perché Fred viveva in effetti mesi. Debbo dire anche questo, che Paolo a Ischia mi ha portato in tanti posti, lui c'era stato prima con Fred e poi siamo andati noi insieme, e una sera dopo essere andati a cena in un ristorante di San Francesco, poi andiamo a Forio e là ci dobbiamo andare a prendere un gelato. E mi disse anche il nome del gelataio. E detto: Paolo, ma dove sta questo? Non ti preoccupare, vai là, giri di là. Insomma, io non riuscii a trovarlo. Allora giravamo un po' di qua e un po' di là, era pure un pochino tardi, non c'era manca tanto gente. Paolo, ma dove va? Oh, ma che vuoi a me? In Ceveiro. Tu lo chiedi a me. E quest'altra ve la voglio regalare. Quest'altra ve la voglio regalare, sempre perché lui faceva dell'autoironia, perché per la cronaca mi siete accorti, anche chi non l'ha conosciuto, che era un non vedente, un grande invalido, periodo post bellico. E allora stavamo con Liberato De Filippis, forse il più grande giornalista che Campobasso abbia mai avuto, e teneva una macchina sgarrupata come una Dufin Liberato. Paolo stava avanti. Assieme a lui c'era Paolino e poi io stavo dietro. La discesa del campo sportivo, del vecchio campo sportivo, non passava quasi mai nessuno. Venne una macchina da Monsignor Bologna e Liberato si scontrò con questa macchina. E allora iniziarono a baccagliare a destra e a sinistra. A un certo momento Paolo non ce la fece più, uscì, sono visto tutto così. Mo vi dico io come stanno le cose. Ho visto tutto io e quindi fu una cosa simpaticissima. Adesso io vi lascio un minuto alla pubblicità, poi la seconda parte tutta dedicata a Fred con i miei ospiti che ci diranno della campobassanità, ma anche della musica e in modo particolare Mary Jo. Oh, caro Antonio in regia, una fetta di mortadella ci devi mettere in mezzo, via! Allora amici, seconda parte sostanzialmente dedicata a Fred, eh? Antonio, ti ricordi qualche altra cosa che possiamo dire di Fred così calda calda adesso? Quando sono andato a intervistarlo a Sepino, ad Altilia, e lui, mentre tutti i giornalisti parlavano che volevano notizie, lui dice: scusa, ma non mi puoi procurare una scamorza? No, c'è pure la ricotta fresca. Poi una bella ricotta. Invece tu che cosa c'hai pronto come app? Ce n'ho una che app dedicata, appunto, dice: vuoi sapere, hai voglia di diventare qualcosa di più di un semplice carabiniere? Abbiamo l'app appuntata. Da rischio. No, vabbè, ma no. Questa è carinissima. Come quella, come ti senti dopo che hai mangiato molto? E noi abbiamo anche lì, abbiamo l'app, app sandite. App sandite. Bene, allora se c'era qualcosa, se ti viene qualcun altro in qualsiasi momento... Sì, sì, no, stavo cercando di vedere qualcosa su buon gusto. Quanto ce n'hai molte, ce n'hai molte, poi è chiaro che se non mette un po' d'ordine nel cervello, c'ha un appuntino come ce l'ho qui. Allora, serata del 6, allora vogliamo vedere la prima parte con
Chi non è venuto, ovviamente non ci potevate venire tutti perché il teatro era pieno e ovviamente più di quei 400 posti non si potevano trovare. Però adesso vediamoci un po' insieme qualche spezzone della bella serata. Allora ricordiamo Talenti e Artisti, è vero che l'ho organizzato? Sì, organizzata dall'Associazione Talenti ed Artisti Molisani e anche dalla Queen's Academy di Isernia con il direttore Antonello Carozza. Antonello Carozza, che ce lo ricordiamo, amici e compagnia bella, ma poi lui è un amico campobassano. Allora, vogliamo vedere un po' che cosa mi hai preparato, Antonio, dalla regia. Vai, andiamo, dai. A Cambuache, sotto il segno di chi sogna di andare lontano, il 6 aprile del 1935. Per festeggiare, io composi l'ingenuo inno scolastico sui versi di Gaetano Scardoggia. Siamo del liceo. Mica siete solo voi, contestatori, anche nei tempi. Allora, va detto subito che ciò che è stato fatto al compleanno di Fred, che era l'81esimo per la cronaca, non è stata una cover di buon gusto, perché nessuno ha cercato di scimmiottare nel farci una imitazione, vero Marigio? Esatto, l'ho specificato infatti durante la serata che sono stati fatti nuovi arrangiamenti e quindi nessuno voleva imitare il grande Fred Buongusto. Vediamo appresso che cosa ci abbiamo, che cosa ci dà la regia. Questa è la canzone Frida, come avete potuto riconoscere, che era famosissima e lo è ancora oggi, anche per i più giovani. Tra lo studio e la musica sceglie sempre di più la seconda, finendo per abbandonare gli studi universitari e tornare a Campobasso, dove frequenta un corso post-diploma, giusto per non gettar via anni di impegno sui libri. Sono anni intensi di passioni e speranze. Gioca a calcio con discreti risultati. Ero un quotatissimo centromediano. Ho giocato con la Libertas e con la Virtus. Avevo il fisicaccio giusto. Ma soprattutto suona e canta in vari gruppi locali, tra tutti i falliti. Chansonnier delicato, quasi sussurrato. Fred Buongusto si è ispirato apertamente allo stile musicale di Louis Armstrong e a quello confidenziale alla Nat King Cole, Cole Porter e uno su tutti, Frank Sinatra. Nei primi anni 60, Fred Buongusto comincia a essere molto conosciuto tra i frequentatori dei locali da ballo e dei nightclub. L'Italia, dopo gli sforzi della ricostruzione, sta uscendo dalle difficoltà economiche e la gente ha una gran voglia di divertirsi. In questi anni, che verranno poi ricordati come quelli del boom, Buongusto imbocca finalmente la strada giusta per il successo. La svolta nella sua carriera arriva quando il suo amico ed estimatore, Ghigo Agosti, scrive appositamente per lui il brano Bella Bellissima, che viene pubblicato su un 45 giri, accompagnato sul lato B da una canzone alla quale sostiene di essere particolarmente legato. Eh sì, si adatta di più a quei momenti tristi. È nata per cercare un aiuto dopo un amore finito. Allora, questo è un altro pezzettino. Voce narrante è la tua, se non sbaglio, sì, vero? C'era la mia e Luca Cataldi, che in quel caso era Fred Buongusto, era lui che raccontava, insomma. Bene. Cioè, raccontava Paolino Riunno, a proposito dell'ispirazione ai cantanti americani, che Fred Buongusto per 3 mesi provò e riprovò finché riuscì a pronunciare in modo esatto Blue Gardenia, che doveva cantare, non cantare. E quindi, insomma,
La professione richiede sforzi notevoli. Allora, voi ve lo ricordate bene come artista, Franco? Siamo di campo basso, insomma. È stato pure di... I giovani io magari no, perché negli ultimi anni i gusti sono cambiati. Un ricordo veramente bellissimo di Fred Buongusto, che in quell'epoca ci riempiva di orgoglio. Era la sigla finale di non ricordo quale trasmissione, che la cantava accompagnata da Mini Minoprio. Eravamo contenti di essere campobassani, perché era Fred Buongusto. No, io pensavo che volevi stare al posto di Fred Buongusto in quel momento. Poteva essere mia nonna, Mini Minoprio. Allora, già tu eri ragazza. Allora, era una bella problema. Ragazza tipica. Un ricordo particolare che forse pochi sanno: nel 78, 76, 78 c'era un programma, si chiama Piccolo Slam. Se lo ricordate, lo facevano alle 6 il pomeriggio, c'era Gianni Morandi, Sammy Barbò e Stefania Rotolo, una ragazza che scomparve prematuramente. E quella sera parlavano di pezzi che stavano in classifica, quindi sai, il disco di Fred Buongusto, Professionista di notte, era in classifica, e quindi tutti cantavano un pezzo di questo, ognuno avrebbe potuto cantare, e lui disse: canto questa canzone che si chiama Molise, che è una canzone famosissima, e lì credo che abbia avuto un atto di coraggio enorme, perché era una canzone che qua in diretto campobassano, stretto, e per lui che era conosciuto soprattutto come un cantante, molti lo identificavano come un cantante napoletano, perché giustamente Frida, Doce Doce furono i tuoi primi successi, erano canzoni in dialetto, in lingua napoletana. E Franco, tu come te la cavi così quando canti qualche volta? Allora, ti dico solo una cosa: citofonai a casa di mia madre, salgo su e mamma fa: ah, sei tu, non avevo riconosciuto la sonata. Ah, quindi suoni? No, nemmeno il campanello riesco a suonare, nemmeno il campanello. A cantare? Nell'87 ho fatto parte... Frida, per esempio, come lo faresti? No, Frida... Oggi volute bene? Dai, vai, che stai andando non bene. Ricordo, Frida, oggi volute bene. Non ricordo le altre parole. Ma dopo tanto bene. Non ci vengo più qua. Va bene. Allora, vogliamo mandare anche un altro pezzettino? Poi Antonio ti faccio cantare a te la sigla finale. È vero? Io ho preferito scrivere qualche canzone, in modo che, perché la voce è sgraziata. Quindi... Ma non è vero, anche perché poi Fred si presta, perché non richiedeva una grande forza vocale, vero, per cantare, però le sue vocali sono formidabili, belle, lisce, strisciate e poi soprattutto vellutate, attondate nel finale. Allora, se la regia c'è un altro pezzettino, andiamo avanti. Quando dici che tu ami incosciente, thank you.
Allora balliamo, e hanno ballato Alessia Esposito e Antonio D'Ottavio. Sono due maestri bravissimi soprattutto nei balli latinoamericani, e quindi qui si sono prestati anche per questa bella e calda coreografia. Allora, adesso abbiamo una, così, uno spaccato, la telefonata intorno alle 19.15, 19.20 da Macchia Valfortore. Vediamo un po' se a Macchia Valfortore il nostro mandato se ce l'hanno mandato o c'è venuto. Pronto? Pronto? Buonasera Gennaro, buonasera a tutti. Antonio? Dimmi a me. Dove stai? A Macchia Valfortore? A Macchia, sì, sto a Macchia, qua stiamo festeggiando, perché al di là del fatto del risultato del Macchia Valfortore, ma mi congratulo con l'organizzazione della festa di Fred Bongusto. Io partecipo caramente, un caro augurio a Alfredo. Bene, sì, in effetti è stata una bella serata. La direzione dei festeggiamenti sono di Antonello Carozza, originario di Macchia Valfortore. Antonello è originario? Sì, certo che è originario di Macchia Valfortore. Ma tu sei un grande, hai fatto pure gli studi. Ma sicuramente, sicuramente. Li ho fatti qua a Via Marconi, Università della Strada. Io ho fatto l'Università della Strada. Senti Antonio, io ho un regalo per te, dal momento che tu ogni settimana ci regali una tua preziosissima pillola. Se la regia mi manda questa foto, me la mandi quella foto? Eccolo qua, eccolo! Il nostro Alain Delon. Ma chi è questo? Non lo so. Guarda che gambe, ma che ci vuoi fare, Minni Minobrio? Sono un grande, ero già grande da piccolo. Guardate, questo è Antonio Mandato. Quanti anni potevi tenere qua, Antonio? 4-5 anni. Ma soprattutto, ma sai che mi è piaciuto, oltre le tue gambe che sono bellissime, guarda, veramente vinceresti il concorso di bellezza. Non lo so dove, a Las Vegas probabilmente. Secondo me, ma soprattutto secondo me, quel pagliaccetto, quel costumino. Antonio, mi senti? Sì, dimmi. Dicevo, quel pagliaccetto è fenomenale, guarda che è una cosa veramente memorabile. È di serie. Bene, Antonio, questo è un regalo che ti ho voluto fare, perché eri simpatico già da allora. Sì, grazie Gennaro. Grazie. C'è qualche altra cosa che ci vuoi ricordare? Volevo salutare a tutti quanti, volevo salutare a Mirko, lui ha detto qualcosa come il cinese campobassano, io avevo qualcosa in arabo. Sì. Macula, nembala cacalì. Ripete questa storia, Macula. Immacolata, non scendere che scendo io. E ridilla in arabo. In arabo, Macula, nembala cacalì. Questo allora, è arabo stretto. Un saluto a Franco Di Biase. Buonasera. Che avrei fatto per te. La sedia è collaudata, Franco. Ci sono pacche per te, che è la da settimana. Quindi non so se sono venuto io dopo di lui o lui dopo di me, per essere sicuro. No, sei venuto tu da qualche persona e confutato, va tranquillo. A posto. Un caro saluto a Antonio Gamba. Andò, mi associo con te alla riscoperta della canzone campobassana nonché molisana. Va bene. E un caro saluto a Mary Jo. Grazie. Spaghetti, pollo, insalatina e una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar più, farà la radareira. Gena! Grazie Antonio, sei un grande, senza di te noi staremmo veramente male. Sappi che questo spezzoncino è il più seguito dai nostri telespettatori, grazie ancora. Ti ringrazio Gennaro, ciao, ringrazio a te. Il pubblico. E quella foto fai fare 2000 copie e dalle ai tuoi fan. Senz'altro. E ci scrivi, vota Antonio, vai al consiglio comunale. Buona serata. Ciao a te e alla signora Rosina. Ciao. Grazie, ciao. Allora, andiamo avanti. Guardate che questo, noi abbiamo scoperto un personaggio veramente meraviglioso. Ma che ha fatto oggi?
ha vinto fuori casa, consolidando il terzo posto, ma lui è stato preso da altre cose. Il resoconto è stato molto arido, però io sono... Ha vinto. Vabbè, l'importante è che ha vinto, mi pare che ieri, nell'anticipo di ieri. Ha vinto a San Marco la Catola, è un paese della provincia di fronte, Foggia. Il derby del lago. Ah, quindi hanno fatto a nuoto. Palla a nuoto. Va bene. Allora, andiamo a vedere, seguiamo ancora i vari spezzoncini, clip si chiamano, è vero? Dello spettacolo di mercoledì, in onore di Fred. Guardiamo ancora. In quella casa d'antario antico, scienze sussurrando, in quella notte di grande fiesta, io t'ho donato il mio cuore, tutto l'amore, il mio amore è nato a Malaga, 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 il mio cuore resta Malaga. Allora, Malaga è stato un altro grande successo di Fred Buongusto. Malaga, città bellissima, spagnola, poi la patria di Picasso, e quindi praticamente è una città particolare, ma anche dell'amore, perché il suo amore è nato a Malaga. Allora, ma tu prima lo conoscevi, Buongusto, prima che preparasse questa serata? Certo, sì, sì. Qualche volta sì. L'hai messo pure sul piatto? Anche se adesso non si mettono su più il piatto. Purtroppo no, col computer. Anche se c'è un ritorno al vinile, però ecco, è difficile comunque metterli su piatto. Però sì, lo conoscevo, le sue canzoni sono famosissime, purtroppo chiaramente sono troppo giovane per averlo incontrato a Campobasso, però la mia famiglia mi ha sempre raccontato di averlo. Musicalmente. I giovani, insomma, ancora, perché ho visto che pure in teatro c'erano molti giovani. Esatto, quindi... ma l'idea è nata non solo per fare un tributo, un omaggio a Fred Buongusto, ma anche per farlo conoscere ai tanti giovani come me, ma anche più giovani, che spesso si ritrovano comunque nelle accademie di musica a studiare brani che possono essere anche di Fred Buongusto, senza sapere che poi effettivamente si tratta di un grande artista molisano come loro. Quindi, insomma, oltre ad avere ovviamente la serata uno scopo benefico, lo abbiamo detto e ricordato, perché abbiamo comunque donato il ricavato a Casa Martina, la fondazione di Padre Lino, che ringraziamo davvero per esserci stato. Amico personale di Antonio Campa. Sì. Allora Antonio, ma tu ce l'hai una canzone che ti ricorda qualcosa? Una volta noi da giovani avevamo una canzone, questa è la nostra canzone che poi finirà. Adesso mi prendi un po'... alla sua contropiede. Ma forse Buonanotte Fiorellino. Buonanotte Fiorellino? De Gregori pure è molto bravo. Tu Mirko, ce l'hai? Hai avuto una canzone che ti ha accompagnato? Sì, ma diverse. Ce n'è una che mi piace molto, piace o meno, insomma, è di Luciano Ligabue, ma ero già abbastanza grande. Si chiama Ho messo via, non so se è abbastanza conosciuta. Cioè, ma se questa canzone poi ti ricorda un episodio, una persona? Mi ricorda proprio una fase della vita, no? Oppure la vita ancora com'è, no? Ho messo via, però non riesco a metter via te. Poi quel te potrebbe essere una donna, per l'amor di... non credo che sia quello. Però come non riuscire a lasciare nella propria memoria qualcosa che non si riesce proprio a buttare via. Franco, invece da parte tua? C'è una canzone che ti ricordi qualcosa di particolare? Ma qualcosa di particolare è Sara di Venditti, che la cantavamo da fidanzati con mia moglie, insomma. Io una cosa voglio chiedere ancora a questo, quindi con tua moglie cantavi Sara? Sì, ma cioè io personalmente la distruggevo quella canzone, come tutto, bellissima. Da un punto di vista musicale. Lasciando stare un pochino i mostri sacri e venendo un poco un fatto un po' criptato, e la Domenica a Camboascia la conosci tu? Sì. Eh? Non la so bene, ma la conosco. Fammi sentire almeno l'aria. No, dai. Aiutami. No, io sono stonatissima. Quanta gente per vedersi. No, ma è proprio da lei che la ragazza. Le parole non tutte, però la conosco. Cioè, l'ho sentita. Fidati. Così. È vero? Così. Esatto. Speaker lei, non è cantante. No, io veramente è meglio se parlo piuttosto che canto. Sì. Perché pensate che la figliola di Antonio Campa, che è una bellissima signorina, ha una suoneria del telefono un po' particolare.
Ne tiene tante, però questa c'è pure questa della domenica. È la domenica. È l'inno di Molise Natazione. È la domenica. E loro l'hanno rifatta, non ha avuto il successo di dove di Hard World, insomma, la Molisana, quest'hanno rifatto la canzone di Gino e Gina, però insomma non se ne è parlato come per, o no, comunque non ha avuto la stessa visibilità. Va bene, allora andiamo ancora avanti e ci abbiamo ancora un altro spezzoncino. Quanti ne sono rimasti, Antonio? Un 3 o 4, vero? Sì, allora addirittura 5, via, ce la facciamo, sì, perché ce la facciamo. Ma no, non perché? Te stiamo lì. E non la viro la fascia tutta che la gente che tante hanno. E che tiene la Luca e Ciacciania? Va buono che a parlare a Caleggia, ma fino a un certo punto però. Sì. Passa, ma tu sarà. Che dice? Questa è stata una gag molto simpatica, qui abbiamo preso soltanto un pezzettino, perché specialmente all'inizio c'è stato forse un piccolo problema di audio. Allora, sono Franco Baranello, famosissimo Franco Baranello di Via Marconi, poi la moglie Paola Mariano e il commercialista Vittorio Del Cioppo sono stati bravissimi e hanno rappresentato, cioè hanno fatto un passaggio di Fred e hanno immaginato di trovarsi tra le nuvole, perché loro incarnavano in quel momento tre campobassani del passato: il maestro Gino Aurisano, il maestro di musica, poi Maria Pia San Domenico e l'altro era Gino De Renzi, no Gino, non Gino, Domenico De Renzis, Ucchianchier si chiamava a Campobasso, il macellaio, è vero? E quindi hanno immaginato di ritrovarsi lì, di parlare e di sparlare dei campobassani per farci poi ascoltare un passaggio simpatico anche nell'incidenza della serata medesima. Bravi, siete stati molto bravi, complimenti. Andiamo ancora a seguire un altro pezzettino, via. E questo è un duetto storico di Franco Busto in compagnia di Nini Minoprio, cantato anche con la grande immensa Mina. Questa sera ho accanto a me Alessandra Parente. Quando dici così, sapete bene, ti amo, io ti rispondo così, sapete bene, ti amo, come ci vogliamo bene, noi due, sapete bene, non ci lasceremo mai. Allora, hanno ricordato anche il nome della cantante, Alessandra Parente, è la figlia del notissimo Adriano Parente, no, che è stato anche ospite nostro la settimana scorsa. Molto brava, molto bella, c'ha una bella voce, molto ben impostata. E poi è una ragazza così aggressiva, vero? Sì. È molto decisa. È molto carina. Poi vedremo anche, c'è un altro passaggio successivo. Franco, preparati. Buongiorno. preparati un po' perché un pezzo poi me lo devi far sentire, anche una notarella. No, mi avvalgo dalla facoltà di non mi avvalgo dalla facoltà di non rispondere. Almeno mi una appella... rotonda sul mare ce la devi fare. Nel senso che faccio un giro? No. La canzone, no. Voleva essere minimamente, fai tanto tu che Antonio, perché non vi siete voluti misurare. Allora, andiamo ancora... Io lo faccio per il bene dell'umanità, sia ben chiaro. Ma che umanità! Ma non mi dire che non canti mai, i napoletani cantano nemmeno sotto sempre la doccia.
si ferma il flusso idrico. I napoletani sono cantanti a tutte le parti, noi del sud. Tu ricorderai benissimo che Una rotonda sul mare è stato il titolo di una trasmissione straordinaria di Red Ronnie, che ricordava tutti i cantanti e tutte le canzoni degli anni 60. E poi Fred Buongusto alla fine partecipò anche lui, perché era insomma un po' in gara, però non con, ovviamente, con la rotonda sul mare, perché lui spiegò, disse, insomma, sarebbe di cattivo gusto far partecipare la canzone che da... Questa non me la ricordavo, hai fatto bene e quindi a rimarcare. Diciamo che insomma questo è stato un momento importante pure di gratificazione per Buongusto, insomma, cioè, perché credo che non so se tanti lo sanno. Ma Fred Buongusto è stato un grande autore di colonne sonore, di Malizia, Dino Risi, anche qualcuno di Fantozzi. Se non sì, è stato molto, molto, sì, ma Malizia è quella più famosa. Malizia, sì, ma certo. Anche perché Malizia è un grande successo come no. commerciale. Ma le ha fatte tutte quelle di Samperi, anche altre con Moria. Specie tra i giovani, sì. Perché insomma con Laura Antonelli. Tutti quanti, quando eravamo giovani, impazzivamo un po' per questa Laura Antonelli. Quindi i suoi figli. Anche noi eravamo bambini. Noi eravamo bambini. Sì, ci ma voi eravate Laura bambini, Antonelli. Però già guardoni. Perché quando Laura Antonelli saliva sulla scala... Ma noi dico... non ci facevano entrare al cinema, visto? Forse lo fecero a qualche altro. Ci provavamo ad andare al cinema. In effetti a quell'epoca bisognava... Io mi pensavo alla televisione, diciamo, forse no. 7-8 si vede che anni sono di epoca preistorica. Allora, via, andiamo ancora con un altro pezzettino. Andiamo a sottovalutarci come se noi fossimo dei brutti anatroccoli, per carità. Noi eravamo grandi quando altri erano ancora piccoli. Io mi riferisco ai Sanniti, abbiamo dato delle lezioni stupende a Roma. Vabbè, quindi io direi. Non sottovalutiamoci. Io voglio ringraziare innanzitutto il pubblico che ci ha sostenuto, perché senza di loro non avremmo potuto realizzare tutto questo. Quindi un grazie a tutti coloro che stasera hanno onorato Fred Buongusto e ci hanno comunque applaudito a lungo, e sicuramente nella seconda parte dello spettacolo farete di nuovo. Allora Presidente, io volevo questa cosa, anche perché io ho fatto preparare questa foto, Presidente, io ho fatto preparare questa foto di qualche anno fa. Allora, Mary Jo, insomma, questo c'eri anche tu in quel frangente sul palco. Sì. Ce la vuoi riassumere, poi Antonio Campa ci dirà qualcosa certo. Sul Padrellino. Sì, lì abbiamo ovviamente dato spazio a coloro che hanno organizzato l'evento e a Padrellino, appunto, al quale abbiamo dedicato comunque insomma, lo scopo della serata. E poi c'è stato questo momento simpatico in cui due ex giocatori del Campobasso Calcio hanno donato una foto al presidente De Matteis, una foto di lui quando... Paolo Grimani e Claudio De Libero. Esatto, mi sfuggivano i nomi, e di quando appunto giocava e lo chiamavano Ucece, io questo non lo... Ucece. Noi abbiamo giocato insieme tanti anni, lo chiamavamo Cece a Rosario De Matteis, perché quello pseudonimo se l'è dato da solo, perché lui era molto bravo, era un mancino come me, giocavamo bene tutti e lui, però lui era molto più competitivo, perché io ero un po' più da salotto, lui era invece anche da campo. E era tanto desideroso di fare il calciatore. E guardava i calciatori brasiliani, all'epoca andavano di moda di Diva, va Pelé, e lui si chiamò Cece. Ho capito. E quindi detto questo, ma giocava bene, avrebbe meritato palcoscenici migliori rispetto a quello di Campobasso, di Vasto, di Portici, dove ha giocato, poi ha dedicato la sua vita ad altro, ad altri impegni. Antonio, Padrellino sempre pronto a essere protagonista in positivo sul nostro territorio. Ormai sono più di 30 anni che si dedica, ovviamente, oltre che alla comunità di recupero, non solo di tossicodipendenti, ma di dipendenti in genere, adesso con questa nuova iniziativa per le ragazze madri, ma è sempre solidale, è sempre presente per chi ha bisogno, con una regola molto cruda, comunque, che se uno va via, nessuno gli corre dietro, perché... Il cambio, la revisione di un modo di vivere deve essere spontanea, non può essere altrimenti. Lui ha fatto grandissime cose. Io mi ricordo quando fondò la comunità La Valle, lui l'ha fondata su un terreno di proprietà della mamma,
vicino al fiumiciattolo di Toro, sempre di Toro, quindi Fiumarello, e adesso insomma è diventata una realtà molto, molto importante, cambia la situazione. Lui per esempio dice: prima, quando c'erano solo gli eroinomani, li riprendevamo tutti, adesso con tutte queste droghe sintetiche tutto si fa più difficile. Però c'è un'abnegazione straordinaria, perché non è semplice, eppure i suoi collaboratori, adesso ha avuto un incidente proprio tornando dalla comunità Sor Maria Antonietta di Nardo, 85 anni ancora, in ospedale per i posti dell'incidente, e comunque esce e va in comunità quando può. Quindi c'è una dedizione assoluta di queste persone per cercare, e molte persone si sono venute fuori, certamente in una percentuale non elevatissima, e hanno delle attività, hanno fatto anche teatro alcuni di loro, ma soprattutto hanno delle attività lavorative, normali, aiutati sempre da Padre Lino, che è una persona veramente benemerita di tutta la nostra società. E qui per la fattispecie con Casa Martina. Esatto. E poi bisogna dire, insomma, anche l'ultimo episodio di quel disperato dell'altro giorno a Campobasso, che hanno chiamato lui, no? Che se in via Albino c'era una persona disperata che si voleva dare fuoco, quindi lui lo conosceva ed è riuscito a convincerlo. Però al di là di questo il suo impegno è proprio notevole, e lui a suo tempo, mia mamma ha insegnato un anno al convento di Elsi dove c'era Padre Paolo, e lui era un novizio ed era un bellissimo giovane. Diceva mia mamma che tutte le ragazze di Elsi andavano alla messa al convento perché ci stava Padre Lino, insomma, quindi ha saputo resistere ad ogni tentazione per dare tanto, tantissimo alla nostra gente e anche a quella di fuori. Bene, allora vi ricordo sempre gli ospiti: Antonio Campa, col quale stavamo dialogando adesso, poi Mary Jo, poi Mirko Addesa e poi l'ottimo Franco Di Biase, eccolo lì, troneggiante nella sedia che ha condiviso con Pacca e Pertone, veramente due monumenti cittadini, ospiti del nostro pomeriggio domenicale a Molise TV. Allora andiamo ancora più avanti, abbiamo ancora qualche altro pezzettino da mostrarvi, sempre su Fred Buongusto e quella serata. A Campobasso andava bene, e poi è diventato Fred. Fred, che ha cominciato a fare musica, ha cominciato a pensare ad andare via. Infatti sono scappato via perché avevo 18-19 anni. Allora la provincia era difficile da sopportarla, da vivere. I suoi primi 18-19 anni li ha vissuti a Campobasso. Proprio Campobasso città. Campobasso. Come si dice? Campobasso. Allora, Campobasso, Fred Buongusto. Puro filo di broccato, fatti a mano sì, ma stretti, stretti sul cuore. Prendo l'autostrada del passato, professore non ho studiato, la ragione crolla. Lei che mi guardava, una lacrima scendeva a non partire. Non partire. Resta qua. Ora vivo al centro di Milano, ho una casa al sesto piano, che più alto non si può. E la
lassù si vede il mare, il gabbiano con il cuore torna a sognare. Forse ritornare troppo tardi, anche se certi ricordi tu non li cancelli più. Lei che mi guardava, una lacrima scendeva, non partire, non partire, resta qua, stacca. Allora amici, due cose. La prima cosa voglio chiedere a Marigio come dice Camboache. 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 A posto, sì. Perché tu che incarni proprio la donna ottimamente pronta per così la fonetica, e qui Camboache bello. Invece il nostro Mirko come lo dice Camboache? Camboache con la B. Con la B ovviamente. Ma molti mi dicono quando e scrivo... E molti lo scrivono pure su Facebook. Molti è vero, mi dicono che Franco? Sbaglio, si dice Camboache, però io dico Camboache. No, abbiamo visto, mi pare qualcosa, che qualcuno ha scritto Camboache con la B. Vabbè, insomma, quando si legge poi difficilmente si riesce a scrivere bene in italiano, figuriamoci in dialetto. Quindi... io volevo fare pubblicamente... E mentre questo... ad Antonio voglio dire questo... Questa canzone l'abbiamo scovata di recente, l'abbiamo mandata 2 o 3 settimane fa. Però, insomma, non è di grande presa, però ecco, un cantante che proprio in un gran pubblico televisivo come quello di Maurizio Costanzo presenta una canzone che si chiama Camboache, non Milano o Torino. Insomma. Sì, è stata una scelta coraggiosa, controcorrente, diciamo. Però è una canzone bellissima secondo me, ed è l'alter ego di Vulessar Tournà, perché lui racconta il suo dramma di quando sceglie di andarsene, quindi che deve lasciare i sentimenti, gli amici, quelli che gli dicono non partire, e quindi è stata anche struggente pure come l'ha cantata, mi è piaciuta molto. Ok, allora andiamo ancora avanti che c'è un altro pezzettino, ci avviciniamo alla fine. Buonanotte a tutti. Ma che buonanotte, maestro, parti, parti. Una di caffè, a malapena riesco a mandar giù. Invece di ogni piatto di insieme a me, alle scuole. Guardavi solo bene, poi cantavi Chinatown, l'orchestra ti vedeva solo invece ti ricordi. Rotonda sul mare, il nostro disco che suona, vedo gli amici ballare, ma tu non sei qui con me, amore mio. Dimmi se sei triste così come me, dimmi se chi ci separò è sempre lì accanto a te. Se tu sei felice con lui o rimpiangi qualcosa di me, io ti penso sempre, sai, ti penso, sai tu chi è.
ragazzi da Campobasso. Ok, finiva qui la serata, davvero. Sì, uno dei momenti più emozionanti, infatti mi sono emozionata anche adesso. E, è stato bello anche perché vabbè, siamo riusciti a coinvolgere il pubblico, infatti poi non si vedeva qui, Antonello è sceso in mezzo sì. al pubblico, ha fatto cantare tutti. È stato davvero un successo. Dimmi sì. Antonio. L'abbiamo già detto e fatta pure vedere, la rotonda sul mare, famosa, che ha ispirato questa canzone, è la rotonda di Senigallia, sì. perché Fred Buongusto e Franco Migliacci, che è stato il più grande paroliere italiano, le canzoni di Gianni Morandi, e si trovavano a Senigallia e Migliacci scrisse questa canzone, disse questa canzone è per te, la fece musicare, adesso io non ricordo il nome, un professore di Massa Carrara e ad un altro musicista che faceva anche il critico musicale alla Nazione di Firenze. Mi dispiace, non ricordo i nomi di questi due che hanno musicato appunto la canzone. Quindi è stata una storia da un lato estemporanea con la genialità del paroliere, no? di Migliacci, ma poi c'è stata tutta una costruzione musicale molto molto qualificata intorno. Allora noi questa serata sull'adorabile Fred, quindi per il suo compleanno, la manderemo in maniera più diffusa. Oggi abbiamo mandato solo delle pillole, martedì sera, cioè quindi dopodomani alle ore 21, qualcuno interessato può seguirla in quella circostanza. Siamo arrivati quasi alla fine, devo mandare ancora due cose. Però prima ancora, Mirko, nel frattempo hai partorito qualcosa? Un'app, le app ormai sono quelle del momento. App la miseria. No, c'è una carina che dice non sai come entrare a Campobasso, noi abbiamo l'app. A Porta Napoli. A Porta Napoli. Bene, Franco, invece tu c'hai qualcosa di pronto? No, di pronto no, però stavo dicendo prima, tu sei volevo fare i complimenti, volevo fare i complimenti, ma veramente di cuore, non gliel'ho mai detto, ne approfitto adesso, a Mirko Adesa. No, perché generalmente quando si parla di dialetto, di tradizione, di storia e altro, lo si fa riscoprendo quelle che sono proprio le ataviche radici di ognuno di noi. Mirko, diamogli atto, perché Mirko diciamo che è un trapiantato a Campobasso e nonostante questo l'amore di Campobasso di Mirko Adesa è decisamente superiore a tante campoasciane che dice nell'essere tale e invece non già so. Quindi onore e merito alla campobassanità di Mirko, perché è deliziosa e fa di tutto per portarla. Ha scritto una cosa bella su Facebook qualche giorno fa, a proposito del suo curriculum. No, sì, che non sono di Campobasso, ma cioè questa... Io tra l'altro poi scrivo, voglio dire, d'altra parte scrivo gialli, quindi... No, ma tu scrivi pure bene, perché chi scrive bene scrive pure meglio. Sì, no, ma ho scritto un giallo ambientato a Campobasso. Un editore, purtroppo, mi ha detto, ma non la si può cambiare questa cosa. Ho detto, guarda, sinceramente, è ambientata qui, non vedo perché... Ho detto, tanto lei non me la pubblicherebbe comunque. Un editore locale? No, un editore... No, a livello... A me almeno quello, No, però non era un grandissimo editore, per l'amor di Dio. Se me l'avesse chiesto, Mondadori l'avresti detto dire, sì. Gli ambientava a Napoli, avrei detto, va bene. Va bene. Sono sincero. Onesto. Non era niente. Allora, amici, adesso ancora due momenti prima della sigla. Allora, guardiamoci i gol del Campobasso, tanto per iniziare, e dopo chiudiamo con Nello Toti, un altro personaggio straordinario della nostra città che avremo presto ospite qui in studio dal vivo. Allora, Antonio Campa, tu che hai seguito Campobasso Fano. C'è un servizio chiuso, allora non dobbiamo commentare niente. Allora, e chi l'ha fatto? Giorgio? Allora, Giorgio Mascione ci ha fatto servizio chiuso, quindi stiamo a posto.
Il Campobasso supera il Fano nel big match della 30ª giornata del campionato di serie di Girone F per 2-0, una vittoria meritata da parte degli uomini di Favo, probabilmente nella migliore partita stagionale del Campobasso, considerato anche il valore dell'avversario. Grazie a questa vittoria il Campobasso si conferma al quarto posto in classifica, adesso cercherà di puntare al terzo posto, ma insomma i playoff sembrano davvero sempre più vicini. Ripetiamo, è stata davvero una partita molto gradevole fra due squadre che se la sono giocata a viso aperto e hanno offerto davvero un bello spettacolo al pubblico oggi presente a Selvapiana. Parte subito forte il Campobasso, che già al sesto minuto, grazie a una buona giocata di Lucchese, ha una palla gol. Lucchese infatti entra in area, serve sul primo palo Ottodino, che incredibilmente non riesce a impattare sul pallone. Il Campobasso davvero accelera, il Fano è un po' sorpreso da questa partenza sprint della formazione di Favo. Dopo due minuti ancora Todino, un gol clamoroso manciato dal numero 10 rosso-blu sul secondo palo, tutto solo, incredibilmente nemmeno pressato, mette il pallone alto. Campobasso continua ad avanzare, al decimo minuto punizione da 25 metri di Lanzillotte, il tiro è forte ma è centrale. Poi piano piano il Fano sembra riuscire a prendere misure alla squadra rosso-blu, che oggi gioca in divisa bianca, e così alla mezz'ora, esattamente al 31esimo, si fa vivo per la prima volta dalle parti di Grillo, bella azione in triangolo fra Borrelli, Ambrosini e Favo, con il tiro di quest'ultimo che va sull'esterno della rete. Il Fano sembra prendere campo al 34esimo e De Iori che supera sulla destra Rao, serve in area Ambrosini, il tiro di prima però è alto, ma c'è ancora un'occasione per il Campobasso prima della fine del primo tempo. Al 40esimo, quando Alessandro riesce a sfruttare un disimpegno sbagliato del Fano, si presenta da solo davanti al portiere ma ci abbatta incredibilmente il pallone. Si chiude così dunque la prima frazione sullo 0-0, ma una prima frazione sicuramente brillante. Il secondo tempo inizia come era finito con il primo, con il Campobasso subito che parte forte, al settimo minuto va in vantaggio con Gabrielloni, molto bravo Todino a sfruttare una palla persa ancora del Fano sulla tre quarti di campo, entra in area, cross dalla destra, Gabrielloni in scivolata e Campobasso in vantaggio. Il Fano però risponde subito al decimo minuto, Borrelli sulla sinistra, cross sul secondo palo, Sivilla al volo respinge Grillo. Ancora Fano che cerca il pareggio, 20esimo, gran tiro di Ambrosini, questa volta davvero grande risposta ancora di Grillo che evita il pareggio deviando sopra la traversa. Il Campobasso può fare male in contropiede, un minuto dopo un contropiede incredibile orchestrato da Todino che serve Lucchese, un rigore in movimento, Lucchese però non riesce a inquadrare la porta, incredibilmente tirando fuori. Passano soli 60 secondi e capovolgimento di fronte, e questa volta è Ambrosini che è servito da Borrelli, il tiro ancora sull'esterno della rete, non c'è un attimo di respiro. 25esimo, ancora una palla persa da parte del Fano, questa volta con Ambrosini, Alessandro se ne va, probabilmente Ambrosini lo atterra al limite dell'area, l'arbitro però vede il rigore, ha ammonito Ambrosini, rigore dunque per il Campobasso. Sul dischetto va lo stesso Alessandro che spiazza il portiere, dunque 2-0, sembra dunque la partita in ghiaccio, ma il Fano non si arrende. Alla mezz'ora questa volta l'errore clamoroso davanti alla porta è di Sivilla, davvero che non riesce a mettere in rete uno dei palloni più facili per lui in questa stagione. Poi partita che si fa difficile per il Campobasso, ingenuità di Rinaldi che ha un fallo di reazione su un avversario, l'arbitro lo vede, viene espulso, Campobasso dunque che resta in 10 e deve soffrire negli ultimi 13 minuti. Il Fano infatti cerca di opporre un forcing che però produce solo una palla gol con un colpo di testa del neontrato Gucci sul secondo palo, che però non riesce a inquadrare la porta. Anzi, al 95esimo ancora in contropiede Alessandro che sfiora il 3-0, ma c'è la gran parata di Marcantonini. Finisce dunque così, il Campobasso batte meritatamente il Fano con il punteggio di 2-0. Ripetiamo, forse nella migliore partita stagionale di questo campionato. Allora, abbiamo visto anche i gol, bella partita del Campobasso e siamo arrivati in conclusione. Saluto gli ospiti, però poi lancerò un servizio dopo aver salutato gli ospiti, che una canzone del tenore Nello Toti. Allora, Antonio Campa, ciao, grazie di buonasera. Questa tua preziosa collaborazione. Saluti e un caro
così ringraziamento a Mary Jo, e con la speranza di ascoltarla alla radio, magari anche alla radio ma più ci importante, vedremo sicuramente in rispetto per la tua radio in magari grazie a Radio 105 102,5 chissà un giorno, perché c'hai, sei brava. Grazie. Mirko invece leggeremo il suo giallo di Campobasso. Come si chiama? Giallo Campobasso? No, si chiama giallo quasi nero. Giallo a breve. Grazie anche Franco. Franco, ci sei? Qua sto. Qua? Penso di sì. Tranquillo, ma secondo te cucini meglio tu o Stefano Manocchi? Sono domande imbarazzanti? 40 anni di amicizia, lasciamo stare. Va bene, diplomatico. Allora, adesso seguitevi O Solo Mio di Nello Toti, perché iniziate, è la prima pillola, perché poi una serata la dedicheremo tutto a lui, alle sue canzoni, alle sue amicizie e al suo saper fare. Grazie ancora per l'attenzione e appuntamento a domenica prossima alla stessa ora. Un minuto. Va bene. Volevo ringraziare Antonio Iammarino e Mario Campa che ci hanno dato più di una mano. Antonio ha fatto tutto, Mario Campa però la domenica si sacrifica un paio di ore e sta con noi. Grazie anche ad Antonio. E vai con il nostro tenore e con i plettri, perché avevo dimenticato i plettri di Riva Limosani. Questo programma è stato offerto da... Qualunque sia la tua idea di spettacolo e la sua importanza, affidati all'esperienza e alla serietà di... Tecnolux Service. Disegna il tuo spettacolo. Da oltre 25 anni a Santa Croce di Magliano, le Officine Pilla progettano e realizzano veicoli per l'igiene urbana. Officine Pilla. Artigiani italiani.